anche una di natura economica, e cioè l'incremento della raccolta differenziata, in particolare del cartone, e effettivamente nell'anno che sta per concludersi c'è stato, grazie evidentemente all'organizzazione, quindi ai servizi dell'AMSA, un buon incremento. Vuol dire anche avere maggiori risorse nella disponibilità. Perché? Perché il consorzio riconosce 100 euro a tonnellata per la raccolta e la consegna di questo cartone. E credo che con le problematiche ben note dal punto di vista anche finanziario delle amministrazioni pubbliche, questo non sia un elemento da dimenticare. La seconda questione che mi piace sottolineare, riprendendo tema che ha toccato Maran, è certamente quello della riconoscibilità dello sforzo che viene fatto quotidianamente dai cittadini milanesi quando fanno la raccolta differenziata. Nel caso della carta, questo sforzo noi abbiamo pensato di tradurlo in un omaggio da fare alle 360 scuole dell'obbligo di Milano, facendo recapitare a queste oltre 20.000 risme di carta riciclata, sono 10 milioni di fogli. Lo facciamo perché? Perché è un contributo che diamo alla gestione della vita scolastica. Voi sapete che le casse delle scuole non sono floride. In questo caso mettiamo a disposizione un supporto, quello cartaceo, che sicuramente noi pensiamo potrà essere molto utile. Ed è molto utile anche perché è riconoscibile, proprio per le cose dette prima, del fatto che nel caso poi specifico di carta e cartone si può dare nuova vita attraverso la raccolta differenziata a una risorsa come quella della cellulosa che almeno ha 7 vite come i gatti. Quindi nel caso nostro, ecco, mandare, distribuire queste risme raccoglie, credo, una serie di significati che pensiamo possano essere utili anche nel percorso educativo. Certamente fondamentale sarà la collaborazione dei negozianti, perché certamente quello che io penso tra poco ci racconterà il dottor De Cillis è collegato alla disponibilità e alla diligenza degli operatori commerciali nella consegna dei cartoni che evidentemente sono stati utilizzati per trasportare le merci sotto Natale in modo ancora più significativo. Speriamo che lo sia ancora di più rispetto all'anno che abbiamo alle spalle. Perché? Perché è anche un segnale dal punto di vista dell'economia di uno stato di ripresa e di salute che almeno durante l'Expo qui a Milano è stato registrato e ci auguriamo tutti che possa evidentemente proseguire. Per concludere, si tratta di una delle iniziative effettivamente in campo. Noi pensiamo che con il prossimo anno non mancheranno altre occasioni e cercheremo di dare, almeno per la parte che ci riguarda, il nostro contributo, soprattutto a valorizzare il ruolo che la città di Milano ha non solo al contesto nazionale, ma certamente europeo, come un punto di riferimento per quanto riguarda i risultati raggiunti nella gestione delle raccolte differenziate in particolare. Quindi penso che ci saranno poi degli altri appuntamenti e ne parleremo a tempo debito.